Ci troviamo con il sindaco di Santa Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice, nonché deputato ARS. Sono giorni di particolare lavoro, ma sindaco, diciamo intanto come sta andando in questo periodo, come è andata nel periodo di emergenza Covid, periodo di pandemia che peraltro ancora non si è concluso. Come sta procedendo a Santa Teresa? Ma in questo momento fortunatamente procede tutto bene, non abbiamo un numero elevato di contagi, considerando che la nostra comunità è una comunità di 10.000 abitanti, abbiamo soltanto 5 persone che in questo momento sono risultate positive al Covid. Devo dire che tutto sommato, a parte un picco avuto subito dopo il periodo natalizio, per il resto durante tutto il periodo della pandemia siamo gestiti a contenere i contagi, grazie anche al senso di responsabilità che hanno avuto i nostri concittadini. È chiaro che noi stiamo continuando comunque ad essere presenti, ad assistere la popolazione in tutto e per tutto. Abbiamo emanato un avviso ulteriore, l'ultimo in ordine cronologico, circa 15 giorni fa per l'erogazione di ulteriori buoni spesa e adesso siamo pronti a farne un altro. Siamo uno dei 28 comuni siciliani che si è riuscito a rendicontare tutte le somme che ci sono state assegnate a ricevere un ulteriore contributo del 30% anche da parte della Regione Siciliana. Quindi sostanzialmente lungo tutto il periodo siamo riusciti sempre a dare assistenza alla popolazione, insomma, in maniera credo ottimale. E appunto per quanto riguarda l'assistenza, per quanto riguarda gli aiuti che sono stati dati anche ai cittadini, magari alle fasce deboli, come ci si è comportati? Ma noi abbiamo erogato una serie di abbiamo svolto una serie di attività e quindi abbiamo erogato una serie di contributi. Lo abbiamo fatto attraverso i buoni spesa, sia da parte che ci sono provenuti sia da parte dello Stato che da parte della Regione. Li abbiamo spesi praticamente tutti. Adesso stiamo erogando anche la seconda tranche. Abbiamo poi istituito un conto corrente comunale dove ognuno è stato libero di effettuare le proprie donazioni. Abbiamo raccolto circa 10.000 euro, poco più di 10.000 euro, che sono state utilizzate per affrontare delle emergenze che magari non erano diciamo, previste all'interno del quadro di riferimento normativo sia dagli aiuti statali che dagli aiuti regionali, quindi con dei contributi specifici per pagare l'affitto piuttosto che bollette della luce e quant'altro. Abbiamo esentato i nostri concittadini dei tributi locali per quanto riguarda la spazzatura, la Tari del 66% sono state esentate tutte le attività commerciali. Abbiamo messo in campo un'iniziativa di Natale solidale destinando 60.000 euro a tutti che sono stati suddivisi a tutti i concittadini che ne hanno fatto richiesta in dei voucher che hanno potuto spendere presso le nostre attività commerciali. Quindi abbiamo messo anche un circolo virtuoso che ha dato una boccata di ossigeno alle nostre attività commerciali, ma che ha dato anche la possibilità di fare acquisti durante il periodo natalizio ai nostri concittadini. Abbiamo previsto anche un contributo una tantum per quelle attività commerciali che sono rimaste chiuse durante il lockdown, che ha avuto anche questo un buon successo. Insomma, le iniziative messe in campo sono state tante, tra queste anche la spesa sospesa. Un'altra attività che abbiamo svolto presso le attività commerciali, supermercati in modo particolare, dove con delle donazioni che venivano fatte i cittadini potevano dare la possibilità a chi sta peggio e quindi a chi aveva difficoltà di poter ricevere dei buoni spesa, insomma dei pacchi spesa che sono stati particolarmente graditi. Insomma, le iniziative messe in campo sono state tante. Io avevo promesso all'inizio della pandemia che nessuno sarebbe rimasto solo. Credo che siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo. E al di là appunto del periodo pandemico, si sta procedendo anche sul fronte lavori pubblici e opere pubbliche. Come? Sì, ovviamente la pandemia non ci ha fermato da questo punto di vista. Noi abbiamo la fortuna di essere un comune che soltanto in questo anno ha in appalto e quindi tra lavori in corso e lavori da mandare in gara opere pubbliche per quasi 30 milioni di euro. Abbiamo inaugurato a dicembre il nuovo stadio comunale.
campo da calcio e campo da tennis, una vera chicca nella nostra Riviera Ionica Messinese. Stiamo portando avanti i lavori per la realizzazione di un polo sociosanitario con un finanziamento di 1.700.000 euro. Stiamo ristrutturando la scuola elementare più importante, l'adeguamento sismico della scuola elementare più importante che abbiamo nel nostro comune, con un altro finanziamento di 3 milioni di euro. Stiamo realizzando un nuovo liceo classico e scientifico, una struttura nuova. Un altro finanziamento ricevuto dal Ministero per 5 milioni e 500 mila euro. Abbiamo in corso una serie di opere pubbliche di mitigazione del rischio idrogeologico e quindi di messa in sicurezza del territorio che riguardano i nostri torrenti per complessivi 6 milioni di euro. Stiamo ristrutturando e adeguandolo a norma la nostra palestra comunale, anche per questo i lavori sono in corso e sono stati aggiudicati anche i lavori per quanto riguarda la sistemazione della nostra spiaggia, il ripascimento e la realizzazione di pennelli, oltre che della barriera soffolta, per ulteriori 10 milioni di euro. Queste sono alcune delle più importanti. Poi ci sono delle opere minori che riguardano le strade provinciali, riqualificazione urbana, parchi giochi inclusivi e quant'altro che non cito, però sicuramente con le opere pubbliche andiamo avanti, anche perché è chiaro che la pandemia non ci può e non ci deve fermare, e di questo voglio ringraziare anche i miei uffici che mi danno la possibilità comunque di riuscire a raggiungere quelli che sono gli obiettivi che ci siamo prefissati. Sindaco, invece ci sono delle criticità che permangono a Santa Teresa e che ancora non sono state, diciamo, risolte. Ma sempre ci sono delle criticità e noi stiamo lavorando su tutti i fronti. Si immagini che noi siamo destinatari di un finanziamento per la realizzazione dello svincolo autostradale a Santa Teresa di Riva, un finanziamento che abbiamo ottenuto 3 anni fa e che stiamo portando avanti. Proprio ieri abbiamo avuto una conferenza dei servizi con il CAS e con la città metropolitana. È chiaro che lì, per esempio, la criticità è rappresentata dalla tanta burocrazia. È pur vero che siamo, penso, il primo comune in Italia ad essere promotori della realizzazione di uno svincolo autostradale. Quando siamo stati al Ministero ci hanno preso un po' per pazzi, però è pur vero che siamo riusciti a ottenere il finanziamento, abbiamo un progetto esecutivo e abbiamo avviato tutte le fasi propedeutiche. È chiaro che la burocrazia in questo non ci aiuta, nel senso che comunque la troppa burocrazia, la necessità di troppi pareri spesso diventano un ostacolo insormontabile, però noi, come dico sempre, dobbiamo essere determinati ad andare avanti e a cercare di raggiungere quanti più risultati possibili per migliorare la vivibilità non solo della comunità di Santa Teresa, ma dell'intero comprensorio, anche perché Santa Teresa è baricentrica anche rispetto a quello che poi è il contesto urbano dei comuni limitrofi. Santa Teresa anche la conosciamo anche per la splendida spiaggia e il mare, bandiera blu nel 2020. Come ci si sta preparando alla stagione estiva? Ma ovviamente ci sono tante incertezze anche rispetto a quelle che saranno le disposizioni sia regionali che nazionali. Noi già da 4 anni siamo uno dei 6 comuni siciliani ad aver ottenuto il prestigioso riconoscimento di bandiera blu. Abbiamo richiesto anche per il 2021, ovviamente abbiamo partecipato nuovamente al programma della FE Italia e speriamo di rientrare anche per il 2021 in questo importante riconoscimento. Questo ci consente di attrezzare la nostra spiaggia con un investimento importante di circa 200.000 euro annui, che vengono utilizzate per la realizzazione di 40 isole ecologiche per la raccolta differenziata, 40 punti doccia in spiaggia, vengono realizzate le torrette per i bagnini per il servizio di salvataggio, vengono collocati i bagni chimici. Abbiamo la possibilità di avere delle sedie job che consentono anche ai disabili di poter accedere proprio fino all'arenile e realizziamo 40 ingressi con 40 passerelle che danno la possibilità di accedere anche a passeggini, carrozzini in assoluta serenità. Santa Teresa come spiaggia anche sede della Bau Beach, un'area attrezzata per gli amici a quattro zampe con una zona di agility e una zona in più di relax e l'area frontistante
a questa Bau Beach, che è circa 500 metri quadri, viene utilizzata anche per la possibilità di fare il bagno con gli amici a quattro zampe, insieme alla, ovviamente alla, ai padroncini. E quindi credo che a livello di spiaggia sicuramente oggi siamo uno dei comuni più all'avanguardia, grazie anche a questo processo di rinnovamento, di impegno che abbiamo voluto portare avanti negli anni, che devo dire ci ha premiato e ha premiato la nostra comunità, ma soprattutto anche per quella che è la salubrità del mare, delle acque, che grazie anche alle correnti spesso ci consente di avere una situazione ottimale. Lei sindaco è anche deputato ARS, anche fa parte della commissione cultura, formazione e lavoro della quinta commissione. E, che tipo di lavoro si sta facendo soprattutto in questi giorni in assemblea regionale? In questo momento abbiamo in discussione la finanziaria regionale, credo che sia uno dei momenti più delicati o che l'Assemblea si ritrova ad approvare. Io sono promotore di diverse iniziative anche all'interno della stessa finanziaria. Una su tutte riguarda la stabilizzazione dei lavoratori ASU. Parliamo di 4.571 lavoratori in Sicilia che da oltre 20 anni vivono una condizione che non si può neanche definire di precariato, perché ricevono semplicemente un contributo mensile per l'attività che svolgono, attività che negli anni però è diventata fondamentale sia all'interno degli enti locali ma anche all'interno di enti regionali piuttosto che delle ASP. Dopo un percorso iniziato 3 anni fa siamo riusciti a farli fuoriuscire da quella che era la schiavitù delle cooperative, che spesso li tenevano sotto scacco, e a farli transitare presso gli enti utilizzatori. Quest'anno contiamo di fare all'interno della finanziaria un ulteriore passettino in più attraverso una stabilizzazione, e quindi con l'emendamento di cui io sono primo firmatario riusciremo probabilmente a stabilizzarli in modo definitivo, a regalargli un contratto, a regalargli, mi permetto di dire, una degnità che non hanno avuto in tanti anni. A questo si aggiunge poi un altro emendamento che ho presentato, che riguarda gli operatori stagionali, che sono rimasti, diciamo, fuori da tutti gli aiuti che nel tempo si sono avuti. E anche qui abbiamo stanziato 10 milioni di euro, è stato approvato l'emendamento in commissione quinta ma anche in commissione bilancio, inizieremo la discussione in aula nei prossimi giorni e speriamo di portare a buon fine anche questo intervento. Bene, in chiusura, sindaco, torniamo a Santa Teresa, insomma c'è qualche altro progetto che bolle in pentola, qualcosa che avete in cantiere, che realizzerete nell'immediato? Ma sicuramente un altro progetto importante è l'efficientamento energetico del municipio, che i lavori anche di questo intervento sono in corso. Abbiamo presentato istanza di finanziamento per realizzare un campetto polifunzionale con il bando sport e periferie. Abbiamo presentato una richiesta di finanziamento per un progetto Educare in Comune, che ci consente di svolgere l'attività per i servizi sociali e per i bambini disabili. Insomma, tante opere in cantiere che speriamo vedano la luce. Continuiamo a lavorare anche rispetto a quelle che sono le esigenze di migliorare e far crescere la nostra comunità. Bene, sindaco, io la ringrazio per il tempo dedicato, ci so che è molto impegnato appunto tra il lavoro di purtroppo sindaco. Purtroppo le due cariche mi impegnano molto, ma lo facciamo con grande passione. Infatti, e quindi grazie, insomma, e buon lavoro, e speriamo, insomma, di ritrovarci sempre con notizie più positive possibili. Grazie a Danilo Lo Giudice e buona serata. Grazie a voi per l'invito.